Se può fa, se può fa. Cosa pensi del se sei forte sali? Mozart, mi stai chiedendo se è vero? Spesso si confonde il se sei forte sali con il se sei forte vinci tutte le partite. Se sei forte sali vuol dire che se sei più forte dell'ambiente in cui stai, tenderai a salire rispetto agli altri. E questo è, a mio avviso, oggettivo. Puoi avere sfortuna, puoi avere un po' di sfiga, ma il sistema ti premierà se meriti il premio. Wolf, un bacino, mua, beccatelo. Se vuoi risalire, ma solo dal Diamond poi, più è, sei basso di Elo, più è facile vincere. Io faccio sempre l'esempio di un adulto in una partita di calcio di bambini. Non direste mai che per voi è difficile fare la differenza, no? Se voi siete l'unico ragazzo di 20 anni in mezzo a 9 ragazzini di 6 anni, immagino che farete più gol, vincerete più contesti di tutti. Per qualche motivo, quando si gioca allo basso, si visualizza nella propria, come dire, parte di team solamente bambini e nella parte avversaria solamente adulti, ma sono tutti bambini. Il problema principale è che non si riesce a capire che si è bambini anche noi, quindi chi è Silver spesso ha grossissime difficoltà a dire che è Silver, a dire che ha bisogno di diventare più forte, ed è molto più facile dire è colpa del sistema, è colpa della squadra, è una way out più semplice da affrontare rispetto a sono scarso, che a volte è una verità che non si vuole mandare giù, tutto qui. Non credi che un buon matchmaking e poi che FK troll sia più importante? No, perché come dire, non credi che la fortuna sia più importante della skill? No, se tu puoi essere sempre fortunato, allora sì, ma visto che la fortuna non è qualcosa che puoi richiamare sempre, allora molto più efficiente la skill. È meglio essere il giocatore di poker più fortunato del mondo o è meglio essere il giocatore di poker più forte del mondo? Uno dice è meglio essere il più fortunato, ovviamente, ma non puoi essere sempre fortunato, la fortuna non è qualcosa che puoi richiamare. Mentre se tu giochi bene, quello ti premia sempre. Come si migliora? Migliorarsi, ragazzi, è qualcosa che richiede tempo, richiede energie. La maggior parte dei giocatori di League of Legends gioca in autopilot. Adesso ti faccio vedere come vinco io una partita a livello alto. Adesso abbiamo innanzitutto preso Nautilus, che è un buon pick, innanzitutto in blind pick, che è un buon pick con Kai'Sa. E ci serviva engage, quindi il mio pick è perfetto in questa team comp. Giocheremo Glacial Augment, va benissimo. Giochiamo contro un team dove sono praticamente tutti grabbabili. Il peggiore è Xante, il secondo peggiore è Hecarim. Abbiamo un buon follow up. Kai'Sa, Zara c'ha un bel po' di DPS. E insomma, una partita veramente, come dire, giocabile, vincibile, perché a volte ci sono draft dove non si può vincere. Questa invece è una partita, a mio avviso, con una draft vincibilissima. Stiamo giocando con i migliori giocatori del server, siamo nella top, non lo so, 0,00001 percentile, non ho idea di quanto sia di preciso, poi magari vado a vedere. E all'inizio abbiamo livello 1. Prima di tutto dobbiamo chiederci, siamo più forti di loro a livello 1? Vogliamo invadere? Io tendenzialmente Ciao invado quasi Barone, com'è sempre. andata la E mattinata? questo, benissimo, King. Sono con la psicologa, mi sono preso cura di me, ho fatto colazione e sono stato un po' con dei miei amici. Facciamo, come ti chiami? Scusami, ti ringrazio nel frattempo. Bella, Sande Meme, grazie per i 13 mesi. Andiamo a invadere, e Nautilus è un buon pick per invadere, il loro livello 1 è sicuramente peggiore del nostro. Se prendiamo un grab ci sono alte chance di prendere un flash. Potrebbero spottarci qui, sono qui in un po' di persone, possiamo grabbare Xante. Xante ovviamente non morirà, ma va bene così. Magari una catena di LeBlanc, che è un tornado. Questo è un nulla di fatto, è un nulla di fatto, nulla di che. Allora, qua noi ci dobbiamo salvare, non è difficile perché abbiamo per fortuna il grab. Stiamo chiudendo il team con Garen, abbiamo l'Ignite. Possiamo anche uccidere Xante. Non vogliamo grabbare Xante, vogliamo grabbare l'altro perché Xante mi sa che muore. Facciamo la passiva su più persone possibili.
Dovrebbe morire anche Gianna. Possibile che questa partita sia già vinta per un discorso semplicemente psicologico. Perché quando va così bene a livello 1, può essere che hai già vinto. Quindi abbiamo letto bene il fatto che a livello 1 eravamo più forti, l'abbiamo sfruttato e ora abbiamo un carry che ha 3 kill. Avere un carry che ha 3 kill con un engage support è perfetto, perché vuol dire che ogni grab è probabile che riuscite a trovare una kill. Usiamo il grab per arrivare prima in lane. Importante capire dove è stato il loro jungler. Where Eka starts. Perché comunque non devi abbassare la guardia quando sei così avanti. Abbassiamo un po' la musica. Possiamo subito minacciare un grab su Kai'Sa. Doggiamo il tornado che grabbiamo. Facciamo un auto-attacco. Ci accontentiamo del trade. Abbiamo l'arco ricurvo su Kai'Sa. Questo vuol dire che vinciamo, ma solamente se lei riesce a poccare la passiva. Sono d'attacco base, non è detto che siamo più forti loro, anche se lei ha preso anche la spadina. Qua loro bravi, c'è da dire la verità. Ci stanno sicuramente punendo. Potevamo devo sicuramente alzare l'audio del game, perché sennò non sento i loro colpi. Potevamo sicuramente evitare di perdere questi HP, ma nulla è grave. A breve avremo una W. Genno continua a spammare i tornati, ma non mi piace come idea. Quasi farmano i Mi, non si può fare niente, ci pushano, ma è normale che sia così. Usiamo la W sul loro trade. C'è probabilmente un buco, ma non lo sfruttiamo, perché vanno via. Potrebbero andare a guardare, è importantissimo adesso vedere dove hanno guardato. Qui hanno guardato, lo sappiamo. Non hanno guardato nel Trebash. Possiamo di nuovo pensare di grabbare su Gianna, ma in realtà siamo attenti al tornado, perché a breve arriverà. Perfetto. Altri siamo sicuramente più forti di loro. Aspettare quello. Quindi qui è guardato, eh. Abbiamo preso un ingaggio importante, qua flasherà, c'è anche Eka, e noi abbiamo purtroppo il livello, livello 3, serviva tantissimo il livello 3, serviva tantissimo il livello 3, abbiamo forzato una giurata, bisognava accontentarsi, tutto qui, senza arrabbiarsi, potrebbe morire Eka, non è detto, no, mi sa che muore Zara, il flash sì, quindi non muore. LeBlanc potrebbe fare una bella kill qui. Bello il suo roaming. Questo è un bel grab. Peccato per il miss, era morto. Ok, abbiamo finalmente il 3. Coltre probabilmente prima avremmo anche fatto una kill, ma siamo andati un po' bien di esperienza. Nulla di grave. Usiamo questo per fare più soldini. Dobbiamo adesso cercare di pensare alla mappa, perché quando non hai nulla da fare devi pensare al grande schema, se non ti concentri sulla singola task. Top mi sa che perde di poco. Non credo che morirà o flasherà in questa situazione. Ora deve sicuramente recollare. Neghiamo il carretto. C'è una possibilità per far riparare il carretto. Avevo fatto una roba geniale, ma non ha funzionato. Se solo prendessero il carretto in qualche maniera. Siamo stati un po' sfortunati. Succede. Non è negabile. Allora, guardiamo per Hecarim. Probabile che Hecarim camperi bot. Questo è un bellissimo roaming. Questa è una bellissima Q. Prendiamo la Mue Speed. Questo è un single posizionamento che potrebbe risultare in una kill. Allora, dovevo solo fare questo, abbiamo preso una kill. Bellissimo roaming. Sfruttiamo la priorità in bot lane per fare una kill in mid lane. Sfruttiamo la nostra abilità per arrivare prima. Siamo a posto. Anche grazie a questa roba qui, ci abbiamo una Mue Speed che non ha niente senza esistere. Zara potrebbe venire bot side. Hecarim bot, anche lui perfetto. Possiamo dargli una mano sicuramente. Noi siamo veramente velocissimi. Non vogliamo flashare. Anche se la grabbo, questo mi sa che non muore. Potremmo flashare, ma non so come, non so quando. Va bene, va bene. Ha invaso lei, non volevo che invadesse, anche perché la mia wave era da difendere in bot lane. Quindi penso che sia più una colpa di Zara che una colpa mia. Kai'Sa morirà? Probabile. Probabile, hanno fatto un grand dive, ma adesso gli finirà lo scudo all'amico Jin.
La E è impossibile da prendere, però magari di autoattacchi riesce a... Ok, perfetto. Una cosa che non stiamo facendo è temere SMS spell. Ha usato il flash gin, non so più in che situazione. Ha pingato a 6 minuti. Potremmo fare semplicemente 11 minuti flash alla di carry, 11 a di flash. Loro sono topside, noi possiamo giocare botside. Abbiamo ammazzato Xante, potremmo pensare di fare una kill in mid lane. C'è Wei probabilmente fuori posizione. Il nostro posizionamento è bellissimo. Potrebbe tranquillamente morire qui Wei. Non si può andare, è sicuramente troppo forzata. Si può pushare la mid lane e rombare nella giungla nemica. LeBlanc si potrebbe un po' arrabbiare per questa pushata. Andiamo bot. Zara anche bot, non ci dobbiamo curare. Abbiamo aggato il drago, ma non l'è grave. Quello slowa. Potevo grabbarlo, ma mi sembrava inappropriato. Non è una buona ulti, di sicuro. Abbiamo un gran posizionamento, sembra brutto, ma secondo me non lo è mai alla vita. X-Flash bellissimo. Lei perché è rootata. Possiamo andare per gli altri, se mi prendono la chain questi muoiono. Non è facile prendere la chain. C'è un buco forse, magari greedy, giocare. No, non siamo obbligati a giocare. Allora, posizione colare, ora c'è da capire la build. C'hanno, secondo me, il Knights è una bellissima idea. Potrebbe essere checker in mid, ma dubito. Potrebbe essere guardato, se non si spiega perché gioca così. Non possiamo giocare. Si è suicidata lei. Go fix bot wave. Non è fixabile. Dobbiamo fare... non so se possiamo giocare in questa situazione. Non muore. Wow. Jin W lo uccide. Aiutiamo a pushare. Ci dovrebbe essere Hecarim. Prendiamo il minion che ha più HP. Torniamo a botlane. A breve avremo il 6. Questo è un gran grab. Janna midlane. Jin killabile. Non abbiamo molto mana. Prendiamo livello 6 con un minion. Siamo forse sfortunati, non lo riusciamo a prendere. Abbiamo il 6. Prima che si crea un buco possiamo usare anche la pozione prima di grabbare. Sono tutti bot, attenzione. Recolliamo, ma in realtà non recolliamo davvero, stiamo baitando. LeBlanc addirittura tippa. Era un grab proprio carino. Non devo ultare. Non ho voluto usare il mana, per questo ho utilizzato le altre abilità. Che tristezza, non ho il mana. E non muore anche se dovesse ultare Jin. Possiamo recollare. Let's go home. Lei vuole fare il drago. Secondo me è una call greedy. Io non ho nemmeno il mana per pushare. 800 più... Facciamo sicuramente il Knightsvo. Una call di merda. Secondo me è una call super di merda. Almeno l'abbiamo preso noi. Zara dovrebbe morire. Hecarim non morirà. LeBlanc credo che morirà. Noi ci siamo pure alla base. Abbiamo un grab, forse lo prendiamo. Ignat bellissimo, salvo la vita. Pink grab. Possiamo grabbare, questo dovrebbe doggiare sicuro. Non devo giocare io. Comunque loro sono 2 AP, ricordiamoci questo fatto. Non è detto che muoia. Lui potrebbe tranquillamente morire. Molto bene, molto bene. La pink non mi aspetto la ward, non so come sia possibile. Ho una Q, ma non la posso usare, credo. Ho una Q sempre da fare, ma... Ci dovrebbe essere Hecarim in mid lane. Ho un buon posizionamento. Dopo la di Zarya dovrei grabbarlo. Muore, muore. Sto giocando una bellissima partita. Ora già dovrebbe scrivere 22 e alzo la musica.
Sta trollando Zara. Forse muore John, no. Ok, adesso bot vinciamo, credo. Ci abbiamo la ultimate. Gino è il bugger. Gina è il flash, credo. Red Trinket curioso, ma ci hanno già spottato. W molto bella. Lui muore, peccato. Gino è il flash, perfetto. Non ce l'ha più. 17 AD flash. Siamo mid lane, pinchiamo, possibile giocare da queste parti. Ekane dovrebbe intare, se non sbaglio. Questo è un gran grab, ci dobbiamo avvicinare all'azione, abbassiamo la musica. Ci siamo avvicinati all'azione, Wei 1v1 l'ammazziamo? La risposta è probabilmente negativa, ci mettiamo 2 anni e mezzo comunque a killarla. Morirà LeBlanc. Non morirà, morirà. Sfigati. E dobbiamo sicuramente farci la slitta, non ho minimamente paura di morire. Giochiamo per gli obiettivi, è vero che stiamo giocando poco per gli obiettivi, è anche vero però che anche loro stanno sporcando la partita. Possiamo giocare per top lane, Garen 002, cioè abbiamo anche Zara, potrebbe fare proxy Xante, infatti prova a farlo. Abbiamo un bellissimo Hexflash, lui proverà a ultare qualcuno per scappare dalla situazione di merda in cui si trova. Lo ultra penso verso questo lato, non fa in tempo a ultare, torniamo mid lane, bellissima pink. Stanno di noi, dobbiamo grabbare, ma quando? Sembra pericoloso grabbare. Grabbiamo adesso. Usiamo l'ignite, ci allontaniamo. Siamo tankosi, ma forse non abbastanza. Ho la W. Muoio di auto. Qua purtroppo ci manca il DPS. LeBlanc, senza LeBlanc ci manca un po' di DPS. Abbiamo il Knights però. Abbiamo la pink. Vogliamo Magic Resistance perché comunque c'hanno tanto AP con Wei e Jhan. Tanto no, ma un pezzo di MR ci fa bene alla salute. E il Knightsfo andrà su come cazzo si chiama, il Knightsfo va sul più forte del team, in questo caso sono LeBlanc e Zyra, ma in basso è casa inguardabile, se non inguardabile bruttina perlomeno, farm veramente brutto. Diamo momentaneamente a Zyra credo il Knightsfo, ci avviciniamo a Zyra, dobbiamo difendere come si chiama la mid lane potrebbe cascare su questo push. È importante che faccia brutto, ci prendiamo un autoattacco, a noi va benissimo tutto quello che è successo perché semplicemente abbiamo salvato un obiettivo che non andava salvato. Questi dipendono dal mio carry, giriamo per questo, questo è weak side top con top bot side che gioca, probabile che sia già morta l'amica Zyra, l'amica Wei, non è morta, possibile chiusura, possibile ultimate mia, ho cringiato, non credo. Q è morto. Ci stiamo facendo male. La mid lane cade. La mid lane non cade. Vogliamo ancora Drake. Vogliamo giocare weak side top. Cioè dovrebbe essere Ekarim. Quello forse lo ammazza adesso. Puliamo. Giochiamo per Drake. Pin qui. Recolliamo. Magic resistance obbligatoria perché c'è una troppa DPS. Drago nostro preziosissimo. Occhio a topside. Occhio a topside. MR pink. Questa kill su Wei probabilmente non era buona perché comunque abbiamo investito tante risorse per nulla. Possiamo andare top per aiutare il tizio, ma siamo in ritardo di 10 secondi perlomeno. Quindi give up il Garen. Garen non muore. Incredibile, aiutati che Dio ti aiuta. In ogni caso non eravamo in tempo ad arrivare là. Wardiamo qui per Ekarim. Qui c'è una ward. Qui c'è una pink da levare assolutamente. Usiamo anche la PV per levarla prima. Quello è difendibile. Potrebbero forzare. Non forzano, perfetto. Quindi si può giocare per questo e questo. Ekarim dovrebbe arrivare mid lane dalla base. Abbiamo ancora nel suo. Ecco qua. Ekarim qua. Non giocano perché era troppo forzato. Avevo anche il Nezzo da dare. Abbiamo il Nezzo su una persona con cui non stiamo giocando molto assieme. Possiamo pulire. Zyra dovrebbe vincere sempre 1v1. Zyra fa veramente i buchi. Usiamo questo per pulire prima la ward. Spottiamo altre ward? No.
Lei va là a recollare, io posso anche recollare. Zara sta veramente tirando troppo la corda. Forse questo potrebbe essere interessante, ma di base non dovremmo giocare adesso che è morta Zara. Dovremmo recollare, perfetto. Recolliamo, HP è fattibilissimo. Abbiamo preso anche la torre top, perfetto. Adesso c'è da giocare per... È sempre questo, è sempre avere un piano in testa. È sempre dire, ah ok voglio fare questo, ah ok voglio fare quest'altro. E devi farlo, devi farlo e basta. Quindi difendiamo la torre mid lane. La torre mid lane si difende da sola. In realtà si difende da sola. 13 HP letteralmente, ma casa la difende da sola. Knights lo daremo internamente all'amica casa per il semplice fatto che non stiamo giocando con lei. Qua ci hanno spottato, non è killabile Xant. Abbiamo fatto una fake pressure. Qua possiamo fare una pink giusto per le varie vision. LeBlanc molto forte, si gioca sempre per LeBlanc. Knights fu appena possibile, lo diamo. Quello counter, chiaramente hanno lavorato molto bene insieme. Perché lei ha bloccato lo scudo. E... oh, questo è un bellissimo lavoro. Questo è Wei, cioè non è Wei, è Jin. Buon posizionamento. Era grabbabile forse qualcuno. Sono in pericolo? Non credo. Potrei essere ulti di Jin pericoloso, ma non mi arriverà l'ulti di Jin. Noi però non possiamo giocare, dobbiamo assolutamente ricollare. Sì, LeBlanc dubito che morirà. Noi non giochiamo perché siamo stati troppo cioncati. Hanno sicuramente tantissimo poke, non è facile per noi. Giochiamo per Direct Vision, questo è l'obiettivo in questo istante. Usiamo sempre gli obiettivi per avvicinarci il più possibile. Gli obiettivi, le mura, quello che volete. Adesso ancora è stato un po' inutile, a dire il vero, come item fino adesso, ma nulla è grave. Abbiamo una bellissima pink, una bellissima ward, una bellissima red trinket. Tutto perfetto. Poteva morire tranquillamente lui, secondo me deve flashare. Deve flashare, potrebbe morire anche se flasha. Knights lo potremmo dare a gara in questo istante. Grabbiamo lui, un bel grab, ultimo Ekarim, bella ultimate. Non so se la seguiamo, possiamo flashare per la backline. LeBlanc ci doveva seguire, in realtà non ci ha seguito. Noi eravamo on the same page, LeBlanc e Zara secondo me potevamo fare di più. Kai'Sa sicuramente è andata troppo deep, però LeBlanc e Kai'Sa secondo me se avessero premuto il grilletto si poteva vincere il fight. Si sono cadute addosso, c'era la W ulti, quelli nella backline scoppiavano. Ci hanno sfidati Mainz, solo che non ti puoi fidare. Quello dovrebbe morire, anche facile, secondo me continua a morire, di catena, più Q. Ci dobbiamo accontentare. Va bene, adesso potremo giocare per il Locket. Giochiamo per sempre Drake Vision. Drake Vision è l'obiettivo. Xant forse sta intando. Questa, la torre midlane potrebbe cadere. Potremmo utilizzare la torre midlane per baitare un fight. Gran pink, gran X-Flash, gran flank. Qui c'è l'auto-attaccare. Grabbare Jin non riusciamo. O il Knights non serve. Slowiamo, possiamo grabbare Jan se possibile il focus. Minchia carretti di merda. Non credo che morirà con Zara, però il DPS ce l'abbiamo. Sicuramente non è Xant l'obiettivo. L'obiettivo è la backline. Grabbiamo se non mi muore il carry. Abbiamo la ultimate. Possiamo far finta di recollare. C'è un buco credo qua. Bel dodge. Se l'avessi grabbato secondo me era morto. Hackflash di nuovo, posso giocare. Non posso giocare adesso. Uso l'Heraldo mid, fanno un sacco di poke, sicuramente fastidioso. Vado, attacchiamo, tiriamo giù l'Herald. Bel flank di LeBlanc. Dobbiamo semplicemente essere le squattere di LeBlanc che sta cargando il game. Red Trinket, puliamo, possibile Ekarim. Loro giocano Drake, ma tu devi seguire la call del jungler. Magari da solo riesce a farlo, però se lo aiutiamo sicuramente è meglio. Andiamo a guardare oltre il muro, ora che abbiamo tankato un pochettino. Guardiamo anche qua, anche se dubbio che saranno qui. E poi andiamo a spottare. Io apriamo Drake per Baron, sempre Worf. Giochiamo per Locket, molliamo la Worf qui. Ricolliamo semplicemente, ci curiamo. Continuiamo a fare peeling per LeBlanc. Il Knights adesso sta avendo del value di sicuro.
Ce l'abbiamo su Kai'Sa, credo, ma non vorrei mai averlo su Kai'Sa. Pushiamo a bot, possiamo ricastarlo un attimo su Garen. C'è un Xante cattivo, no. Ward bellissima, dovrebbe essere tutti nella nostra parte di giungla. Wardiamo, c'è uno scamato il blue buff. Wardiamo anche qua. È tutto wardato chiaramente, siamo sicuramente in pericolo. Questa la prendo? Mi sa che non la prendo. Immaginavo, affanculo una truffa. Grazie Kai'Sa. Questo è un bellissimo lavoretto. Xante forse in pericolo. Ci vado. Va bene. Possibili nemici qua. Non dovrei morire se c'è Hecarim. Non posso grabbare Xante. L'obiettivo forse è fare DPS alla torre e basta. Si fa male, Wayne non è grabbabile. Qui grabbare ci dovrebbe perdere la partita addirittura. Dobbiamo semplicemente sigillare e poccare. Ridiamo a Zara momentaneamente il Knights Bow. Usiamo PV perché l'ha preso danno, quindi prendo danno anch'io. Mi sa che ha sprecato la ultimate. È giusto non giocare in questa situazione. Dobbiamo solamente poccare. Ci abbiamo. Cosa ci abbiamo? Ci abbiamo. Niente, non dobbiamo giocare. A breve abbiamo il Locket. 50 gold abbiamo il Locket. LeBlanc sta pushando mid lane. Non abbiamo maniera di pulire la ward. Però sulla prossima wave dovrebbe sicuramente cadere la torre. LeBlanc non muore, la torre ricade. Non push un po' lento, ma alla fine abbiamo portato a casa quello che volevamo portare a casa. Recolliamo, recollo qui perché ho un po' paura. Dovrei morire, sì, non posso né ultare né fare nulla. Accettiamo la pena. Potrebbe finire bene perché Zara è il flash, l'ha appena tornato, ma no, si è isolata. Prendiamo però tanto, quindi sì, siamo morti. Ma il loro investimento di risorse secondo me è eccessivo per quello che hanno ottenuto. Due kill per due torri, not worth. Abbiamo anche il Locket in base, qui c'è da beccare chiaramente. Difendiamo la torre mid e botten se possibile, perché la pusheranno. Abbiamo il TP. Abbiamo da farci adesso. Ci dobbiamo fare il Frozen. Non ci piace il Frozen. Ci dobbiamo fare il Redemption. Il Mikael. Il Mikael per chi? Ci hanno un po' di roba per il Mikael. Vediamo il Redemption. Vediamo Mikael. Quello muore. Quello muore. Una morte importantissima. LeBlanc non morirà. Si riposiziona tantissimo con quella cosa. Il mio posizionamento è buono. Kai'Sa potrebbe morire, più viene rallentata peggio è. Gran posizionamento il nostro, possiamo grabbare ma non abbiamo il team per grabbare. Questi non pusheranno di sicuro. W quando prima riceve danno. Recollano, giocano per quello, noi giochiamo per Baron Vision. Cringe push, non ha senso niente per loro pushare. Noi giochiamo per o Baron Vision o Drake Vision. Division now, LeBlanc top, Imo, we get the 2 top. Keep playing. Allora, giochiamo per questo. Bellissimo lavoretto, qui potrebbe morire Hecarim, ci dobbiamo vincere la partita, qua. Il loro carry ha perso. Il loro carry. Il loro tank ha perso metà HP con una estrema facilità. Questo è un gran bene. Karen secondo me non dovrebbe giocare. Noi possiamo continuare a pushare. Questa è una signora ward. Questa è una signora kill. Il Locket non lo voglio usare. Questa cade. Io giocherei per quello. Secondo me è greedy pushare. Non abbiamo wave. Avessimo una wave ci penserei anche. Questo sta intando a mio avviso. What the fuck is he doing? Non puoi pushare oltre la metà della mid lane. C'è anche Janna da prendere. Ultiamola prima che ci ulti lei. Siamo l'ignite. Ho il Knights Bow. LeBlanc non è in pericolo. C'è il drago da prendere. Possiamo anche forzare per l'inibitore prima del drago adesso. No, non siamo on the same page. Come la call giusta era tranquillamente inibitore. Ma visto che non ci seguono, becchiamo.
Silenzio carino. Flash così non può prendere la cosa. Era importante killarlo. Adesso potrebbe anche abilitarci, non so, il drago oppure il Baron. Il Baron in realtà sì, ci abilita pure il Baron, perché lui quando risponde a "We go straight Baron, Eka can't come in time". Ci facciamo questo. Poi Mare Redemption ispira molto. Prendiamo prima le pink. Abbiamo un sacco di cooldown arch, abbiamo il grab ogni 3 secondi. Usiamo sempre le pareti per avvicinarci prima. Spottiamo. Grabbiamo sempre le pareti. Cerchiamo per questo. Vision è buona. Abbiamo Hexflash. Knights su di lui. Leviamo la vision. Senza casa non vogliamo giocare. Non è per niente grave quello che è avvenuto, anzi è buonissimo. Whale focus. Mi accontento della kill. Zara potrebbe morire, non morirà. Quello viene knockappato, lo grabbiamo. Bellissimo grab, manco lo vedevo. Giochiamo per mid, anche Baron, sono due call fattibili. Bel grab per uscire dalla trappola. Puliamo la vision, usiamo W per levarla prima. Grabbiamo per vedere altre ward prima, non c'è nulla. Pink per levare ward, perfetto. Hexflash qui buonissimo. C'è anche le blank sul lato. Grab su già non va. Abbiamo sempre Locket. Abbiamo la ultimate. Ultiamo se possibile. Possiamo anche grabbare per ultare. Non si avvicina abbastanza. Ci abbiamo sempre Hexflash. Ci potrebbe tranquillamente finire il game in questa istanza. Guardiamo per vision se difendono. Come difendono Hexflash, ma non credo che difendano. C'è un buco, può essere. Bello. Ulti su Xante. Ho il Locket. Grab su Janna se possibile. Meglio. Va bene, tanto lui era inutile grabbarlo. Ci provo a killare ma non riesco. GG, well played. Wow. Let's go. Nel flow. Allora, la partita non è perfetta perché ci sono state comunque delle sbavature. Però comunque bene. Avevamo un mid lane che era veramente fortissimo. LeBlanc. LeBlanc ha fatto un partitone. Ci sta. Noi comunque eravamo sempre sul pezzo. Abbiamo fatto il nostro. Napolitano sul divano. Grazie mille per il regalo a Olympus. Benvenuto Olympus e Napolitano, grazie. Thank you King. Un consiglio che non riguarda LOL. Se posso esserti utile cerco di darti un consiglio. Certo. La maggior parte dei pro player lascia Warmog come primo item. Trovi sia una scelta sbagliata? Allora, questo game è semplice, sono una situazione dove ero molto basso di vita e sono stato obbligato a recollare. Non penso che la Warmog sia di base una scelta sbagliata e che mi dà fastidio quando ci sono le mode. Adesso tutti lasciano Warmog, però boh, il Knights quanto costa? 2200 gold, quindi 900 gold in meno alla Warmog, lo chiudiamo molto più velocemente. Mi dà cooldown reduction, che è qualcosa che ho avuto molto importante su Nautilus. E abbiamo in team un campione che sta facendo 13-1-14. Quando secondo me è un carry così forte, il Knights è sbloccato come oggetto. Inoltre a me piace molto l'armatura. Warmog non offre armatura, è vero, ti dà 800 HP in più, ti dà un sacco di health regen, ma l'armatura ti va a ridurre anche in percentuale, come dire, in percentuale il danno che vai a prendere. Quindi sì, guadagni da una parte e perdi dall'altra. Non posso dirti che sbagliano i pro players, ti dico perché io questo game ho preferito giocare così.